Ancora insieme, l'ultima parte di Buongiorno con noi. Dobbiamo vedere un po' di notizie che arrivano dall'Italia e dall'estero. Cominciamo con il Corriere della Sera. Terrore in sinagoga a Gerusalemme, due attentatori palestinesi con pistole e mannaie, 5 i morti. Israele che annuncia la reazione sarà durissima. È stato colpito un quartiere di ultraortodossi, si tratta del più grave attacco contro civili degli ultimi 3 anni. E qui c'è una foto proprio della tragedia. E poi c'è l'accordo sul Jobs Act tra i democratici Alfano, la UIL in sciopero con la CGIL. L'emendamento della Concordia mette d'accordo con il governo Renzi, minoranza PD e Nuovo Centrodestra. Regola l'articolo 18, stabilendo il reintegro per alcune fattispecie ingiustificate di licenziamenti disciplinari. E poi all'interno del Corriere della Sera il caso che riguarda Roma, il sindaco Marino, la bagarre, mi scuso ma non lascio, il sindaco in Campidoglio per le multe, annuncia le ho pagate, si tratta di circa 1.000 euro, caos e proteste dai banchi dell'opposizione, il gelo dei democratici in aula e continua il duello con il partito sul rimpasto di giunta. In sostanza, appunto, il sindaco Marino che ha detto io pago, ma insomma non mi sembra la polemica valga la pena, insomma, questa vicenda non valga la pena di tutta questa polemica, assolutamente non ci penso a dimettermi. E poi si parla a pagina 13 dei conti dei comuni, il governo che li mette online, solo Torino spende meno del previsto, Milano in equilibrio, a Roma 929.000 multe, Napoli si ferma a 688.000. Qui poi in questa grafica del Corriere della Sera appunto si spiegano quali sono tutte le spese dei vari comuni, i comuni più importanti d'Italia. Spazzino dei cieli o macchina killer, il giallo del satellite russo, l'oggetto non identificato scoperto dagli americani, l'ipotesi appunto potrebbe essere una mossa di Mosca dovuta al nuovo scontro con la NATO. Questo oggetto, secondo le indiscrezioni, sarebbe un satellite, dunque uno strumento che i russi avrebbero usato per le comunicazioni, questa vicenda, insomma, che sta facendo discutere. E poi questa foto davvero molto particolare, sul Po con il Cristo di Don Camillo, così Brescello si difende dalla piena, ieri la processione come nel film del 53, le case salvate grazie al nuovo argine. Guardate davvero queste due foto che sono sostanzialmente identiche, in una c'è quello che è accaduto ieri con la processione e poi dall'altra c'è Don Camillo con il crocifisso e ricorda molto davvero il film. La prima pagina di Repubblica, intesa finale, così cambia il Jobs Act, sciopero generale senza la CISL, battaglia nel PD sulla manovra, in sostanza le stesse notizie che abbiamo visto anche sul Corriere della Sera. E poi Israele, assalto alla sinagoga, qua viene scelta anche un'immagine molto forte con un testo sacro imbrattato di sangue dopo il raid, terroristi armati di asce e pistole. E poi a Milano, guerriglia allo sgombero dei centri sociali, barricate in strada, cassonetti incendiati e lanci di pietre sugli agenti, una donna incinta che denuncia, io colpita dalla polizia, in tre sul tetto contro l'irruzione nei locali degli anarchici da dove sarebbe partito l'assalto alla sede del PD dei giorni scorsi. Dunque, dopo le tensioni di Roma, adesso anche a Milano c'è la situazione difficile, in questo caso si parla di stabili occupati abusivamente. E poi il giuramento dell'andranghetista in Brianza è un'indagine che viene riportata sui quotidiani di oggi, appunto con l'andrangheta forte anche nel nord Italia, in particolare in Brianza, esiste tuttora un giuramento che viene riportato anche in questo testo di Repubblica. In sostanza, vi leggo alcuni passaggi. Giuro di rinnegare tutto. Ecco,
si dice in questo giuramento della 'Ndrangheta. E poi la pagina sportiva, a Lucca si parla ovviamente del cambio di allenatore, come era stato anticipato proprio lunedì da Noi TV, l'allenatore Galderisi, ieri la presentazione allo stadio Portelisa, Galli che ha detto: ho scelto Galderisi per centrare la salvezza. Il direttore generale: se fallisco la scommessa mi dimetto anch'io, grazie all'onesto Pagliuca, così lo ha definito. Fra l'altro, prima ci ha mandato un messaggino Alessandro Sesti, ha firmato una vignetta questa mattina proprio sulla vicenda lucchese: forza Nanù, mi sono appena levato una pagliuca dall'occhio. Quindi invece che una pagliuzza è una pagliuca, dice Giovanni Galli in questa vignetta firmata da Alessandro Sesti. E poi sul Tirreno Galderisi punta su umiltà ed entusiasmo, l'ex campione di Juve, Verona e Milan predilige il 4-2-3-1, voglio una lucchese offensiva, al pubblico sarà l'arma in più. Prima di chiedere alle mie ospiti se sono sportive, visto che comunque è un cambio di allenatore importante, direi di vedere il servizio firmato ieri da Guido Casotti con l'intervista al nuovo allenatore della Lucchese. Vediamolo insieme. Il dopo Pagliuca alla Lucchese scatta alle 12 in punto di un martedì mattina piovoso come tanti altri. Accompagnato dal direttore generale Giovanni Galli, che fa gli onori di casa, e dal suo vice Daniele Cavalletto, ecco Giuseppe Galderisi, al secolo nano. È lui il nuovo allenatore rossonero. 51 anni, capello leggermente brizzolato, Galderisi alle spalle una grande carriera da calciatore, meno convincente forse da allenatore. Nella sua introduzione Galli ha voluto ringraziare Pagliuca, che considera l'esonero del tecnico di Ceci non una sconfitta personale, ma che forse anche il momento giusto per compiere il passo. È emblematica una frase del direttore generale su come si deve tornare a vivere settimane in serenità. Galderisi si è detto invece felice di arrivare in una città e in una piazza ambiziose come Lucca. Io vengo da un campionato estero e ritornare in Italia e trovare una situazione del genere, dopo aver parlato con il presidente, con il direttore sportivo, hanno usato grande ambizione, quella che ho io, e con l'umiltà possibile e la cattiveria sportiva possibile non vedo l'ora di far partire nel modo migliore questa avventura. Ma come sarà la nuova Lucchese di Nanu Galderisi? I grandi allenatori che ho avuto mi hanno insegnato che nel calcio non esistono gli scienziati, e me le ricordo ancora queste parole. Credo che una delle qualità che mi è stata riconosciuta è proprio di cercare di entrare sempre nei punti di piedi per entrare nel cuore e nella testa dei giocatori. I giocatori devono avere la giusta complicità e il giusto rispetto dei ruoli e dei compiti, ma devono avere tanto entusiasmo per trasmetterlo all'esterno e credere fortemente che il palo interno e il palo esterno dipende dalla loro autostima e dalla loro convinzione. 4 giorni di tempo, solo 4 giorni per preparare la trasferta di San Marino, poco tempo, chissà. Infine, da valutare le posizioni di Russo e Fracassi, mentre in vista della trasferta di sabato a San Marino esiste il problema della sostituzione di Vittiglio, infortunato, risaliti, Bolini e Calcagni squalificati. La prima Lucchese di Galderisi sarà gioco forza inedita. È il mio primo Vittiglio. Elisa, Tiziana, quanto siete sportive? Zero. Io il calcio non lo seguo, lo seguo più. No, ma non vi chiedo, immagino, insomma, però praticate sport, fate qualcosa? No. No, zero. Una volta, quando c'era tempo. Che facevi? Nuoto, palestra, danza, ho fatto, sì. Adesso teatro. Ora teatro, non c'è più tempo per fare niente. Abbiamo gli ultimi 2 minuti, anzi, qualcosa di meno. Voglio ricordare il festival, questo titolo è Che cosa sono le nuvole, dal 23 al 29 marzo 2015, un festival interamente dedicato alle nuove generazioni che si svolgerà a Lucca. Quanti spettacoli saranno in totale? Cioè quante messe in scena, no? Si dice così. Sì. E sono 9 compagnie, se non erro, che però fanno anche più repliche. Fanno anche più repliche, quindi, fanno, insomma, anche più recite. Insomma. Davvero tanto spazio, anche se userete degli spazi abbastanza limitati, come il Giglio, no? Che in fin dei conti non contiene tantissimi posti, però insomma ci saranno tante opportunità per sì, sì, infatti per gli spettacoli che pensiamo possano appunto aver bisogno di più pubblico vengono replicati durante tutta la giornata, insomma. Vi siete fissati un traguardo, non so, a livello di presenze, a livello di coinvolgimento delle scuole? Per ora? No. A dir la verità ancora non ci abbiamo pensato. Quando abbiamo chiuso tutta la progettualità allora penseremo anche al traguardo pubblico, diciamo così. Per ora gli obiettivi sono altri.
sono promuoverlo e che tutto fili per, il verso giusto. Verso giusto. L'ultimissima domanda a entrambe, e partiamo allora da Elisa. Il prossimo appuntamento, cioè nel senso, visto che magari svelerete qualche cosa ogni tanto, l'avete già definito? Il prossimo appuntamento sarà breve, perché sveleremo di che cosa su che cosa saranno i workshop, i laboratori, ecco, e chi li terrà, che sono personaggi di spicco a livello nazionale. Benissimo, non le svegliamo. No. Insomma, già ci hai detto qualcosa. L'ultima domanda anche per Tiziana. Il prossimo appuntamento invece della Cattiva Compagnia, con qualche spettacolo che organizzate, oppure in questo periodo siete completamente occupate a fare il festival? No, non siamo fermi, perché noi siamo sempre in fermento come compagnia. Lo spettacolo che stiamo portando in giro ora l'abbiamo replicato lo scorso weekend, quindi a Ischia. Sì, eravamo a Ischia. Sì. E quindi ora diciamo siamo un po' fermi, però stiamo lavorando, perché ci sono altre cose in ballo che dobbiamo portare avanti. Però non c'è ancora una data. No. Non diciamo di no. Vabbè, non voglio svelare niente. D'accordo. Comunque, qualche aggiornamento lo daremo magari nel nostro telegiornale, ma anche sul sito internet della Cattiva Compagnia. Abbiamo esaurito il nostro tempo. Ringrazio sia Elisa D'Agostino che Tiziana Rinaldi della Cattiva Compagnia Teatro. Grazie per essere state con Grazie. Noi questa mattina. In bocca al lupo, e poi insomma tanto ne riparleremo e ci rivedremo. Okay? Visto che è il compleanno di mia sorella, devo farle gli auguri, quindi auguri Silvia. Ok, allora finiamo anche noi. Auguri Silvia, con questo augurio di buon compleanno finiamo questa edizione di Buongiorno con noi. Se volete l'informazione, torna fra pochi secondi con la prima edizione del TG Noi.